No, 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 Catren, oggi veramente io non ce la faccio. No, no, mi sento come un blocco, c'è cioè qualcosa che mi... Cioè, mi è venuta un'ansia, sì, un'ansia da prestazione. Eh sì, perché oggi poi è la giornata mondiale del teatro. E io mi sento impreparato, ci sta anche di rima, vedi, adesso inizio anche a parlare con le rime. E dici bene tu? Lì, bella messa come la Gioconda, sempre tutta bella sistemata. Bella pettinata da secoli. Guardi, vedi, osservi, fedele, sempre fedele. Tu sì, fedele, sempre. No, non ce la faccio, Caterina, non ce la faccio oggi veramente. Guarda, fai tu la puntata, pensaci tu, io veramente oggi, non ho poi qualche senso ha tutto questo. Dai, Bocciarelli Home Theater, Bocciarelli, teatro da casa, ma non si può fare il teatro a casa, dai, su, ci facciamo ridere dietro da tutti, dai, adesso che poi cresce l'aspettativa, cresce la critica del pubblico. Guarda, io non ce la faccio. No, no. Come dici? È certo che non è la prima volta, lo so, però ti ho detto, tu parli facile, lì, ferma. Hai imparato più te in tutti questi anni a vedere, a osservare tutta la gente che tutti i maestri che hai conosciuto, ma io non ce la faccio, non ce la faccio. No, è più forte di me. Guarda, pensaci tu, fai tu, perché io oggi poi non so che cosa fare, sono talmente tante le cose che vorrei fare nella giornata mondiale del teatro. Non, mi sento proprio come un blocco, sai, presente come la prima volta quando uno va in palcoscenico, cioè l'ansia da prestazione, ecco, l'ansia da prestazione. Mi sento nervoso, poi mi volevo mettere il vestito bello del teatro, ma sono ingrassato, non mi sta nemmeno più, non riesco. Guarda, Catrin, per favore, pensaci tu, io veramente te lo dico con tutto il cuore, io... Come? Non dimenticarti mai del tuo pubblico che ti ama e del bene che fai facendo il teatro e la poesia. Hai ragione. Hai ragione. Vabbè, dai, mi hai convinto. Allora, guarda, adesso vado a prepararmi. Alla sigla, pensaci tu. Ti lascio un momento no, di introduzione. Pensaci tu. Dammi un attimo che vado a sistemarmi. Mi do l'ultima sistemata. E poi ci pensi tu. Va bene? Ok? Signore e signori, è con grande piacere che il sipario di velluto rosso, oggi nella giornata mondiale del teatro, si apre qui per voi. Amici, benvenuti!
E con il papapapapagheno del grande Wolfgang Amadeus Mozart, quest'oggi il nostro sipario si apre. Il sipario del Boccherelli Home Theater, sedicesima puntata. Signore e signori, vi presento Catherine. Ed eccoci! Che note meravigliose, che melodia! Mozart! Quale miglior musica per darvi il benvenuto nella giornata mondiale del teatro? Ma voi, amici carissimi, amanti del Boccherelli Home Theater, per tutti noi il teatro è sempre, tutti i giorni. Non c'è soltanto un giorno, ma in ogni giorno batte sempre per noi forte il cuore per la settima arte, che davvero ci serve, ci fa sentire più buoni, nel senso lavora sull'anima e l'anima, soprattutto in questo momento, ha bisogno tantissimo di crescere, di evolversi. Allora, sono state tante le richieste che avete fatto che ho l'imbarazzo della scelta, ma ho pensato. Innanzitutto benvenuti, ciao Antonella, ciao Daniela, scusate metto l'occhiale perché con la luce addosso, Adele, Teresa, Virginia, Antonella, Paola, Umberta, carissima, grande poetessa, Patrizia da Bologna, benvenuti Katia, Mary, Maria Rosaria, Valentina, Pietro, grazie a tutti, Gigliola, tantissimi già online, pronti. Vi ricordo che se volete rivedere le puntate, iscrivetevi al mio canale YouTube Vincenzo Bocciarelli, altrimenti se volete partecipare alla diretta, ricordate di segnare la campanellina per essere avvertiti di quando parte la diretta. Allora, vi è piaciuto questo inizio particolare? Insomma, di fronte a una giornata così importante dedicata al teatro, pensavo che fosse dopo avere un ospite d'eccezione nel nostro spazio quotidiano. Lei ha qualche annetto, eh? Qualche annetto, se li porta benissimo, però lei è pronta per andare a teatro. Allora, oggi per questa giornata dedicata al teatro sto pensando di proporvi Gli innamorati di Goldoni. Avevo 14 anni e una amichetta di Siena, che si chiama Tiziana, adesso è cresciuta, ha famiglia e figli, così per gioco mi accompagnò, mi invitò ad accompagnarla al teatro, al piccolo teatro di Siena in via Montanini, della baronessa Margherita Sergardi. A un certo punto rimasi abbagliato da quel profumo di quel teatrino del Settecento. Eh sì, perché il Settecento è un secolo molto importante per la drammaturgia. Carlo Goldoni è il padre assoluto della commedia moderna. È per questo che scelgo lui, scelgo Gli innamorati di Goldoni, che è stata la mia prima commedia. Fulgenzio, avevo 14 anni, si ammalò un attore, fui chiamato a sostituire quest'attore, mi ritrovai dopo solo un mese che avevo iniziato la scuola giovanissimo a sostituire questo attore. Mi ricordo una paura, mi ricordo un'ansia davvero come quella che vi ho riproposto prima. E soprattutto quando entrò in teatro mio padre, e lì veramente mi emozionai a tal punto che feci scena muta perché mi vergognavo tantissimo. E allora, sentite cosa succede tra Fulgenzio e Eugenia, i due innamorati, che
sono, come dire, rappresentano tantissimo quelle che sono le diatribe che spesso accadono tra due innamorati. Fulgenzio è impulsivo, è istintivo, è proprio un animaletto. E Eugenia è gelosa, gelosa, gelosa soprattutto del rapporto che Fulgenzio ha con la moglie del fratello, la cognata, che non può assolutamente vedere, assolutamente. E così, questa è una delle scene più belle. Dice bene, dice Fulgenzio, dice bene, l'amico dice benissimo, dalle donne qualcosa conviene soffrire. Quando si sa specialmente che una donna vuol bene, non serve sofisticare, non conviene guardare al microscopio i moscherini per ingrandirli. Ah, sono troppo caldo, lo riconosco da me. Ma in avvenire voglio assolutamente correggermi, vo' moderarmi. Già so che ella mi vuol bene, eh? E se vuol dire lasciarla dire, frattanto qualcosa sarà. Shh! Voglia il cielo che la sia di buon umore. Mi pare ilare in volto, ma qualche volta sa fingere. Non vorrei che dissimulasse. Orsù, non principiamo a sofisticare. Serva umilissima, signor Fulgenzio. Quest'umilissima si poteva lasciarne la penna, Eugenia. Mi scappò non volendo. La riverisco. Che fa? Sta bene? Sto bene io. Ed ella come sta? Benissimo, ottimamente. Ah, me ne consolo. È molto allegra questa mattina. Quando sono in grazia sua sono sempre allegrissima. C'è del torbido, non mi vorrei inquietare, ma ho paura di non potermi tenere. Che dice ella di queste belle giornate? Con questo ella, con questo ella mi ha un pochino sturbato, signora mia. Questa mattina sono stata in complimenti e mi è restato il lei fra le labbra. In complimenti con chi? Con certe amiche che sono venute a favorirmi, anzi, mi hanno detto che vogliono venire questa sera per condurmi a spasso con loro. E voi che cosa avete risposto? Che ci andrò, volentieri, senza di me, sicuro, mi piace, s'accomodi. Oh bella, mi avete mai condotta voi una sera a spasso? Non vi ho condotta perché non mi avete mai comandato di farlo. E dite perché avete degli altri impegni. Io. Che impegni? E via, che serve? Se avete in casa qualche mazzo di carte che vi avanzi, favorite e portarmelo, che mi divertirò un poco dopo cena a giocare una partita con mia sorella. Che novità è questa? Che discorso è questo? Che cosa c'è sotto questo vostro ragionamento? Niente, signore, faccio per non andare a letto sì presto. Voi avete fretta di partire la sera. Vi compatisco perché avete i vostri impegni, perché avete degli affari importanti. Ed io starò a divertirmi con mia sorella o andrò a spasso con le mie amiche. Signora Eugenia, ci conosciamo. Prenderete anche ciò in malaparte. Ci conosciamo, vi dico, ci conosciamo. Sì, ci conosciamo e ci conosciamo, ma il mio servitore in casa vostra non ci verrà più. Che importa a me che ci venga né il servitore né il padrone? Eh già, queste sono le solite vostre buone grazie. Per un attimo stanno zitti l'uno con l'altra e Eugenia. A tabacco? Eugenia. Se sono andato a fare quattro passi con mia cognata. Che cosa c'entra vostra cognata? Che importa a me di vostra cognata? So quel che dico e non avrete più divertimento di tirare giù quel balordo del mio servitore. Mi meraviglio di voi che parliate così, vi torno a dire, non mi importa né di lui né di voi, né di me. Non mi importa di me, né di lui né di me, non ve ne importa. Fermatevi, fermatevi che mi fate girare il capo. Né di lui né di me, non vi importa, né di lui né di me, facciamo scene, né di lui né di me. Animo, oh, finiamo con queste sguaiaterie. Non posso più. Ma avvertite che siete pazzo davvero? Sì, son pazzo! Son pazzo? Ma non la volete finire? Cagna, crudele.
Bell'amore, ogni minima cosa subito si sdegna, va in bestia, non posso offrir niente il signor delicato. Finalmente chi vuol bene ha da compatire e ad una donna le si deve donar qualche cosa. Bella maniera di farsi amare. Sì, avete ragione. Ogni giorno siamo le medesime. Compatitemi, non farò più. Non mi fate di queste ragazzate che non ne voglio. E Fulgenzio risponde: andrete a spasso questa sera? Se mi parerà. Con chi andrete? Con me andrete, sicuro. Non volete venire con me? Se ci veniste volentieri. Ma cara Eugenia, possibile che ancora non siete certa dell'amor mio? In un anno incirca che ho la consolazione della vostra cara amicizia, vi ho dato forse io scarse prove d'amore. Sapete il debito che mi corre? Mio fratello, che l'ama teneramente, me l'ha con calore raccomandata. Io sono un galantuomo, sono un uomo d'onore, non posso trattarla con inciviltà. Se voi, Eugenia, siete una donna ragionevole, appagatevi dell'onesto, compatite le mie circostanze, per l'amor del cielo, Eugenia mia. Non mi tormentate. Via. Avete ragione. Non vi tormenterò più. Compatite, mi conosco che ho fatto male. Basta, basta così che mi si spezza il cuore per la tenerezza. Mi vorrete sempre bene? Credetemi che domandandomi questa cosa voi mi offendete. Ve la domando perché vorrei sentirmelo replicare ogni ora, ogni momento. Ma sì, cara, ve ne vorrò in eterno. E se il cielo vuole, non passerà gran giorno che sarete mia. E che cosa aspettate? Il ritorno di mio fratello. Non potete maritarvi senza di lui? La convenienza vuol che lo aspetti. Io lo so perché differite. E perché? Perché avete paura di disgustare vostra cognata? Maledetta sia mia cognata, maledetto sia quando parlo! Eccolo qui, non si può parlare! Ma se sempre mi provocate, mi voglio mettere a non dir più una parola! Non potete parlare senza dire sciocchezze! Le sciocchezze le dite voi, signor insolente! Ora vi faccio vedere qualche spettacolo, eh! Ehi, chi è di là? Non chiamate! Pazzo! Andrà via! Andate! Non ci tornerà più! Non mi importa! Diavolo! Portami! Portami, diavolo! Che vita è questa? Che amor maledetto! Non posso resistere! Non posso più! Eugenio piange, questo tormento amoroso. Si rimbeccano come due uccellini innamorati, ma poi alla fine, poi c'è il lieto fine. E questa era una delle scene più simpatiche, diciamo più briose, degli innamorati di Goldoni. Goldoni, vi ricordo, nasce a Venezia il 25 febbraio, pesciolino anche lui, del 1707 e muore il 6 febbraio del 1793. Gli innamorati, questa commedia, viene composta nel 1759. Quindi ecco, diciamo che con Goldoni si inizia il capitolo nuovo dell'era della commedia moderna. Bene, vi è piaciuto allora, amici, questa botà degli innamorati di Goldoni? Allora vi voglio ricordare che oggi è una giornata molto importante. Come vi ho detto prima, la giornata dedicata al teatro. E allora vi voglio trasportare in un'altra epoca bellissima, moderna. Qui andiamo in uno spettacolo che ho fatto lo scorso agosto al Festival di Tagliacozzo. Sto parlando di Maria de Buenos Aires nel ruolo del duende. Un personaggio che mi ha preso davvero tanto. Regia del grande regista Gian Domenico Vaccari, che saluto, un vero maestro del teatro. Le tue difese sono sotto E attacco? Ci poi, e penso. poi, qui ci sono delle voci che appaiono, che arrivano. E poi a un certo punto il duende è una sorta di, come dire, di spirito, è un
un contrasto tra il bianco e il nero, è una figura molto esoterica, molto particolare, è un po' un Ariel, diciamo, dell'epoca moderna. Astor Piazzolla scrive questo bellissimo componimento negli anni 60 ed è subito un grande successo. Ora che è l'ora e che un rumore d'erba scura veglia nel tuo silenzio, attraverso un poro di questo asfalto, io evocherò la tua voce. Ora che è l'ora. Ora che già sei morta per sempre e vanno all'assalto per te le mie streghe bionde a cantare calde messe. Come fossero un tango all'alba con le loro lente litanie di contralto. Ora che il tuo amore è finito nel mazzo e a tradimento con uno strano segno di canaglia in ogni occhiaia divampò una croce di vino nel buio della tua fronte. Ora che nella sordida tensione filibustiera di un clavicembalo ben truccato suonano tanghi con le tue ossa le mani insonni di un Caino e di una Ramera. Ora che il rancore con rabbia e polvere da sparo da un soldo spara nel suo bandoneon ripiegato la magia di un colpo in minore destinato all'angolo dei tuoi baci, ora che sei già del mai più, bimba Maria, io mischierò un pugno di quella voce da bandoneon che ancora brucia nella tua gola come un poco della mia, con un fondo di ricordi, fiato nero e raucedine pastosa di vinaccio. Così, dall'intima periferia di Buenos Aires, del tuo addio, attraversando le frontiere semplici della morte, devo portare il tuo canto oscuro. Avrà l'età di Dio e due antichi segnali, uno di odio a destra ed uno di tenerezza a sinistra. E al duro e dolce suono fantasma dei suoi echi, le future Marie, risalendo Santa Fe fino ad un'altra alba, si affretteranno senza sapere perché si affrettano. Ora che è l'ora, fumo sorcino ed erba bruna, pennacchio di nube gonfiata dal vento, già la tua voce, a modo di Maria, verrà con la tua memoria, qui, piccola e una, ora che è la tua ora, Maria, di Buenos Aires. E qui, Astor Piazzolla la fa davvero da padrone con quest'opera straordinaria scritta nel 1965 e entriamo in un modus operandi teatrale completamente diverso. Bene, ben ritrovati a tutti. Ciao Ornella. Ciao Rosario. Un saluto da Eboli. Allora, oggi vorrei fare una dedica speciale perché vi ho detto che mi volevo dedicare anche ai più piccoli che in questo momento soffrono particolarmente, inconsapevoli o leggermente consapevoli di questo terribile incubo che stiamo tutti vivendo. Grazie Katia, grazie
Grazie Mary, fazzoletto rosso oggi. Non ho il sipario di velluto rosso, ma ho questo fazzolettino che ci ricorda il colore per antonomasia del teatro. Colgo l'occasione per salutare anche tutta la mia famiglia, mi stanno arrivando tanti messaggi, mi mancano, sono lontani i miei meravigliosi fratelli e sorelle, i miei genitori, ai quali dedico questa mia avventura del Boccherelli Home Theater. E grazie a tutti voi davvero sempre di scaldarmi il cuore con i vostri messaggi, con la vostra presenza. È un'esperienza nuova, veramente, sotto tutti i punti di vista. E tutti i giorni lottiamo insieme per trovare la forza, per svegliarci, aprire bene gli occhi la mattina, aprirci al mondo, sperando che tutto possa di nuovo tornare alla luce. Vi ricordo l'appuntamento delle 18 stasera, che il Santo Padre invocherà la supplica al Cristo portato dalla chiesa di San Marcello al Corso in piazza San Pietro. Quindi mai come in questo momento è importantissimo unirci nella preghiera, anche se c'è qualcuno che magari non è, diciamo, avvezzo, non è abituato a pregare, ma non è mai tardi per iniziare, è sempre un buon momento. Eppure i miei nipoti, certo, Pietro, i miei meravigliosi nipoti, grazie, certo, ai quali dedico tutta la meraviglia di questa bellissima esperienza poetica e teatrale. Grazie, Pietro. Allora, vi ho detto che volevo dedicare anche un pensiero speciale ai bambini, e c'è una bambina, anzi due bambine, che hanno due nomi davvero belli. Una si chiama Maria Luna e l'altra Maria Chiara. Sono un po' delle mie, come dire, coccoline che ho visto nascere. Sono piccole piccole, nel senso che hanno pochi anni, ma sono già molto intelligenti e seguono anche loro il Boccherelli Home Theater. Come se seguono. L'altro giorno mi hanno riferito i genitori che, vedendo una poesia dove parlavo, dice: "Adesso uscirò a bere un buon caffè", non mi ricordo adesso qual era il poeta, Maria Luna ha detto: "No, no, il caffè non può uscire a prenderlo perché c'è il virus". Quindi, bambini, hanno un cuore grande, stupendo. E allora prendo per mano Maria Luna e Maria Chiara, tutte e due, e le porto per le strade di Roma con questa simpatica filastrocca che si intitola "A Roma c'è una strada". Sentite, bambini, Maria Luna, Maria Chiara, ma anche tutti i bambini che sono in ascolto, eh? "A Roma c'è una strada. In questa strada c'è una casa. In questa casa c'è una stanza, in questa stanza c'è una gabbia, in questa gabbia c'è un uccello, in questo uccello c'è un cuore, in questo cuore c'è una lettera, in questa lettera c'è una bella storia. La bella storia è nella lettera. La lettera è nel cuore, il cuore è nell'uccello, l'uccello è nella gabbia, la gabbia è nella stanza, la stanza è nella casa, la casa è nella strada, la strada è a Roma, gran città, è la storia. È tutta qua." Questa è una filastrocca dedicata alla mia città, cioè la città dove mi trovo in questo momento, dove sto vivendo ormai da molti anni, che è un po' Caput Mundi, è la città che tutti, quasi tutti, almeno tutti, hanno visitato. Allora il mio augurio a Maria Luna, che poi è nata proprio a Roma, e anche a Maria Chiara, che un giorno possano con gioia, con tutti gli altri bambini del mondo, passare felicemente spensierati, come abbiamo vissuto noi la nostra infanzia stupenda, spensierati, e poter godere della vita perché gli è dovuto. E quindi impegniamoci, cerchiamo di restare a casa e far finire questo incubo il prima possibile, perché lo dobbiamo fare soprattutto anche per le generazioni che verranno, che gli dobbiamo restituire un mondo stupendo, bimbi! Dal vostro Vincent, un bacio gigantesco. Allora, vediamo che ora abbiamo fatto. Ah, siamo già arrivati a mezz'ora, siamo già arrivati il tempo overtime. E allora, a
al volo, una poesia per chiudere, a sorpresa, il nostro jukebox della poesia. Pietro mi sta dicendo, mi sta dando il countdown. Allora, una poesia breve breve per voi. Patrizia Cavalli, Italia, 1947. La polvere a mezzo maggio diventa insopportabile. Il primo caldo si assiepa, frantuma e fa cadaveri. La polvere sale a mezzo metro e non ricade. Il caldo si sparge e produce lontananze. Ai tavoli si parla già delle vacanze. E Susanna non vien. Patrizia Cavalli, 1947. Per voi dal jukebox, amici. Oggi è davvero volato questo tempo del giornata mondiale del teatro, ma per noi tutti i giorni sono giornate dedicate al teatro e noi abbiamo già scoperto da ben 16 puntate, da appena ci dissero che dovevamo stare chiusi in casa, il sipario, le persiane, la nostra finestra che entra nelle vostre case, voi seduti tranquilli sulle vostre sedie, sulle vostre poltrone, perché vi meritate di godervi questo bel momento di condivisione, di bellezza, di arte. Vi mando un bacio grandissimo e vi ricordo, iscrivetevi al canale YouTube, applicate la notifica delle dirette, così siete avvisati. E vi mando un grande abbraccio e Bocciarelli Home Theater vi dà appuntamento domani, sempre in diretta alle 16 sullo spazio Facebook. A proposito, state facendo tante richieste sulla mia pagina Facebook, che ormai è 4999, cioè tengo appunto uno spazio vuoto per far sì che possiate ancora chiedere possiate chiedere l'amicizia. Sarò costretto a dar modo ai nuovi amici di entrare, e coloro che magari non interagiscono o non seguono il programma, purtroppo gli do la possibilità di andare al Vincenzo Bocciarelli Actor, l'altra mia pagina. Però questa pagina è dedicata soprattutto a voi meravigliosi spettatori di questo viaggio nel mondo del teatro, nel mondo della poesia. A domani. Ah, vi saluta Catherine. Catherine saluta. Ha detto che è rimasta molto contenta, soddisfatta. Sei soddisfatta, Catherine? Beh, di una bellezza sconvolgente. Ciao, a domani. Io continuo a chiacchierare un po' con lei, perché poi è severa, insomma, nel senso è critica, eh? Non è che me la passa tanto liscia. Inizierà a dire, prendi appunti, fai disfai sbriga, vabbè, che volete. Lei c'ha circa 400 anni.